tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Consegnata alla diocesi di Fano la pala d'altare scomparsa da Pecchio 50 anni fa, è la casa di un restauratore di Urbino. Dopo il Covid, il sindaco di Fano scrive al presidente della regione, fra le richieste potenziare gli ospedali esistenti per riuscire a fronteggiare le emergenze. Meno traffico e più sicurezza, il comune di Fano taglia il nastro in via Papiria e apre il parcheggio scambiatore del casello autostradale. Il turismo tra i settori più colpiti dalla pandemia, ancora poche le prenotazioni negli alberghi. Lavoro in agricoltura, è tempo di raccolto, il grano biondeggia, al via la trebbiatura 2020. Dopo il telegiornale torna a Colli al Metauro, riparte dalla bellezza, dal borgo di Montemaggiore, l'associazione delle arti con la banda musicante. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, questa mattina i carabinieri hanno consegnato alla diocesi di Fano un dipinto sparito dalla chiesa di Apecchio e rinvenuto dopo 50 anni nella casa di un restauratore di Urbino. Di sicuro loro stessi avranno la possibilità di apprezzare. Per la gente di Apecchio ha un valore inestimabile. Custodito nella chiesa di Santa Maria della Cella, l'antico dipinto sparì negli anni 70. A distanza di 50 anni, i carabinieri del nucleo tutela patrimonio di Ancona, in collaborazione con i militari della compagnia di Fano e della stazione di Apecchio, lo hanno ritrovato. Si tratta di un imponente pala d'altare del XVI secolo di 223 cm per 180. L'opera, che raffigura San Martino, è stata sequestrata il 19 maggio scorso nell'abitazione di un restauratore di Urbino. Le indagini dei militari, iniziate nel 2018, si incentrarono sulla scomparsa degli affreschi inseriti nel mercato dell'arte. A casa di un anziano restauratore vennero rinvenute delle foto di altri dipinti di proprietà del fratello. Così nell'abitazione di quest'ultimo venne effettuata una perquisizione e i carabinieri trovarono, oltre a vari oggetti di chiese dell'Anconetano, anche il dipinto su una parete dell'ingresso. L'uomo dichiarò di averlo ricevuto in cambio di alcuni lavori eseguiti in altri luoghi di culto di Apecchio. Il recupero poi è avvenuto grazie all'operazione delle forze dell'ordine coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro con il prezioso supporto dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Fano. Questi non sono degli oggetti ma sono delle persone. E l'esempio proprio nei luoghi colpiti dal terremoto, dove la gente aveva casa distrutta, qualcuno gli era pure morto qualche congiunto e ci indicava i luoghi dove andare a recuperare i loro simboli. Quindi questo significa che è qualcosa che va al di là del fattore economico. Da una prima analisi effettuata dal professor Stefano Papetti è emerso che l'opera è da collocarsi nel filone del tardo manierismo di scuola bolognese. Inoltre, sotto la pancia del cavallo è conservata una firma nella quale è rimasto ben leggibile soltanto il nome Bartolomeo, ma non si comprende se si tratta dell'autore o del committente. Sarà un ulteriore studio ad approfondirlo. È stato possibile ricollocarlo in quella chiesa di Apecchio e proprio grazie alle testimonianze di alcune persone che lo ricordavano perché, come vi dicevo prima, non c'era una documentazione fotografica della. Però c'era un valore affettivo. C'era un valore affettivo notevole, molti lo ricordavano anche perché là, sino a quando la chiesa non è stata dichiarata inagibile, si celebravano i matrimoni, la comunità viveva, e la comunità era una piccola frazione, quindi vivevano intorno alla loro chiesa. Questa mattina il dipinto è stato restituito alla diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli-Pergola. Le opere culturali sono universali, sono di proprietà pubblica e privata, ha commentato il vescovo Armando Trasarti, e la bellezza, ha proseguito, è come l'aria, appartiene a tutto il popolo. La proprietà non permette il chiuderle, ma ha l'obbligo dovere di farle usufruire, per tre motivi. Il bello educa, l'arte è Evangelo parlato per i poveri, e un'arte religiosa aiuta anche a
a coltivare il senso di Dio, della carità in base a quello che esprime. Quest'opera qui, San Martino, nei due poveri accanto, esprime nel popolo quel desiderio anche di fede, sicurezza al cavallo, ma anche attenzione a chi ha bisogno. L'arte è anche profetica, cioè mi aiuta a richiamare valori che posso perdere. D'altra parte era la Bibbia dei poveri, che non è degli ignoranti, dei poveri, quelli non sapevano leggere, perché l'arte la leggono tutti. Grazie. Traffico rallentato oggi pomeriggio lungo la superstrada Fano-Grosseto a causa di un incidente che si è verificato all'altezza dello svincolo per Bellocchi. Intorno alle ore 16 una donna che viaggiava in direzione mare ha perso il controllo dell'auto finendo contro il guardrail. Sul veicolo una Fiat Panda, c'era anche la figlia piccola regolarmente allacciata al seggiolino. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso del Santa Croce ma non sono in gravi condizioni. Nella sinistra sono rimasti coinvolti anche altri due mezzi che si sono urtati nel tentativo di schivare l'auto della donna. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di legge. Ed ora torniamo a parlare di sanità, perché dopo l'emergenza Covid-19 oggi il sindaco si è riscritto una lettera al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Il primo cittadino chiede di aggiornare l'accordo siglato nel 2018 e di potenziare le strutture già esistenti per poter affrontare vecchie e nuove patologie. Abbiamo vissuto un'emergenza straordinaria a cui nessuno avrebbe mai pensato, un'emergenza che ci ha trovato tutti impreparati e che ci ha fatto capire che siamo vulnerabili. E proprio partendo da questo principio che mi ha portato a scrivere questa lettera al Presidente della Regione, intanto riconoscendogli il grande lavoro che ha fatto perché ha gestito l'emergenza sanitario in modo egregio, con grande determinazione e direi anche coraggio. Questa pandemia ci deve portare a fare delle riflessioni sul nostro sistema sanitario, sulle debolezze, sulle necessità, perché come ogni emergenza ci dà anche delle indicazioni per capire come fronteggiare meglio situazioni che si possono ripetere, ma anche la stessa normalità. E allora, partendo proprio da questo, è emerso un elemento che dobbiamo riflettere. Va ripensato un po' il nostro sistema sanitario, integrandolo, rafforzandolo sotto certi aspetti, sotto altri che funziona bene, per esempio rafforzando tutto il sistema territoriale, tutto quello che riguarda la prevenzione, facendo inserire anche la digitalizzazione nel preso in carico della persona, seguendola costantemente con un sistema che oggi lo rende possibile. Il sistema ospedaliero Marche Nord ha funzionato, ha dato una risposta e cure, ha garantito cure a tutti, però anche su questo va fatta una riflessione sulla rete, sui collegamenti che devono esserci sulle strutture sanitarie e poi un riferimento a quello che è stato il nostro protocollo importante che ha riconosciuto la città di Fano, ha riconosciuto una serie di servizi sanitari importanti, ha riconosciuto soprattutto anche alla luce di una nuova struttura ospedaliera la permanenza dell'ospedale Santa Croce. Però partendo proprio da questo, proprio dal ruolo che ha svolto anche nell'emergenza sanitaria, ritengo che quel protocollo possa essere integrato, non dico rivisto, ma reintegrato e rafforzato pensando al ruolo strategico sia in emergenza ma anche nella normalità che Santa Croce, in un contesto di collegamento di Marche Nord, ha svolto e può svolgere. E allora con questa lettera ovviamente è un richiamo, è un suggerimento, è un invito a risederci e provare a rafforzare quel protocollo che, ripeto, ha portato risultati importanti per la nostra città, ma alla luce della pandemia può essere ancora rafforzato. Dall'emergenza sanitaria a quella sociale, questa mattina sono state presentate le attività che metterà in campo la Fondazione di Comunità per aiutare le fasce più deboli. Anche nella consapevolezza che la Fondazione di Comunità della città di Fano, istituita il 17 dicembre scorso, approvata con voto unanime nelle ultime sedute della precedente legislatura, ha presentato questa mattina le prossime attività di intervento sulle emergenze sociali. Le fondazioni di comunità agiscono in quello che viene chiamato il secondo welfare, che pone l'obiettivo di integrare il primo welfare, quello pubblico, non più in grado di soddisfare le crescenti esigenze delle fasce più deboli del territorio.
La fondazione si propone come intermediario finanziario sociale, mettendo al centro della propria attività le donazioni da e per la collettività, con l'obiettivo di sviluppare la qualità della vita nei territori in cui operano. A seguito della raccolta fondi proprio per l'emergenza sociale post emergenza sanitaria, noi usciremo con una sorta di bando, di avviso, in cui finanzieremo enti e associazioni del terzo settore che a loro volta normalmente supportano e aiutano categorie fragili. Questo lo faremo attraverso un processo di accreditamento, quindi il singolo ente si accrediterà in maniera sostanzialmente facile come uno degli enti che viene poi inserito in una lista e chiameremo sempre gli accreditati di questa lista per proporre ad invito di partecipare a bandi specifici. Il patrimonio della Fondazione di Fano, nata dalla scia della Fondazione Fano Solidale, che da 12 anni opera con interventi mirati a favore delle categorie deboli, è costituito da contributi, quote e donazioni che coinvolgono diversi soggetti, dai singoli cittadini, aziende, banche, istituti pubblici, enti privati e di terzo settore, i quali possono intervenire con singole donazioni, immobili legati anche a testamenti, fondi patrimoniali oppure fondi di liquidazioni destinate alle esigenze delle categorie più disagiate. Il Comune di Fano pensa ad allargare l'ottica della fondazione su più ambiti sociali del territorio. L'ottica poi adesso è quella, e la stiamo definendo proprio in questi giorni perché è ai primi passi, di allargare le sue competenze, quindi il suo ambito anche su tutto il territorio del ATS numero 6 che va da Fano a Pergola e poi anche sull'altra vallata, magari anche quella del Metauro. Abbiamo appunto promosso una raccolta fondi, una parte di questa è stata destinata al Comune, 3.000 euro per il sostegno alimentare, per i buoni spesa e per i quali ringraziamo appunto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Un tamponamento è accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 17 in via Roma Fano all'altezza di via Fanelle dei Passeggi. Una Lancia Y guidata da una fanese di 53 anni si è fermata per far attraversare un pedone sulle strisce. Da dietro stava sopraggiungendo una 57enne di Fano a bordo di uno scooter T-Max che non si è accorto della vettura ferma e non è riuscito a frenare in tempo. Il mezzo a due ruote ha tamponato l'auto nella parte laterale destra e nell'impatto l'uomo è caduto a terra. Il 57enne, che ha riportato una sospetta frattura ad un arto inferiore, è stato trasportato all'ospedale di Pesaro. E un altro incidente si è verificato questa mattina alle 8.30 all'altezza della Saipema Bellocchi di Fano. Una 33enne del posto stava percorrendo via Toniolo a bordo di una Nissan quando, nello svoltare a sinistra per entrare in un passo privato, si è scontrata con un'auto articolato che proveniva dal senso opposto. Nell'auto, semidistrutta dalla parte del passeggero, sono scoppiati anche gli airbag. La giovane, invece ferita in modo lieve, è stata trasportata a Santa Croce per accertamenti. Taglio del nastro questa mattina in via Papiri a Fano. Dopo mesi di chiusura, il Comune ha aperto la strada al traffico. Da oggi sono fruibili anche il parcheggio scambiatore del casello autostradale e la pista ciclabile in via Visconti. Con questa nuova ed ultima inaugurazione del tratto di via Papiria con l'annessa rotatoria concludiamo il primo percorso delle opere compensative. Lo ricordo, 7 chilometri di nuove strade, 2 ponti, 12 rotatorie per un investimento di oltre 55 milioni di euro. Veramente un investimento importante ma soprattutto molto funzionale che va ad alleggerire il traffico della nostra città in modo particolare verso la parte sud della città e accoglie meglio anche il traffico della E78. Quindi un grande risultato, ma soprattutto perché in corso d'opera siamo riusciti anche a fare nuovi interventi. Quindi una grande soddisfazione, una città che cresce, che migliora anche nella sua qualità della vita. Autostrada ha fatto del tutto per, anche nel periodo di emergenza sanitaria, per continuare le lavorazioni e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo anche con
un largo anticipo rispetto alla fine dei lavori e adesso avremo il tempo di completare, diciamo, fino a settembre-ottobre tutte le attività di finitura e insomma siamo arrivati in dirittura. Ovviamente non ci fermiamo qua, ora l'obiettivo è anche quello di ultimare la seconda parte e cioè quella di avviare quel percorso che riguarda il cosiddetto casellino che agevolerebbe e risolverebbe in parte anche l'accesso verso Pesaro. Quindi oggi festeggiamo con questa nuova apertura un grande risultato, una grande opera che Fano meritava. Negozi aperti fino a mezzanotte e viaggi in due in sella allo scooter ma con le mascherine. Sono alcune delle ultime decisioni adottate dalla Regione Marche in vista della fase 3. Da oggi nelle Marche i negozi potranno rimanere aperti dalle ore 6 alle ore 24. Lo ha stabilito il presidente Luca Ceriscioli, che nel pomeriggio di ieri ha firmato un decreto nel quale si precisa che l'apertura domenicale e festiva è libera. I sindaci, sentite le associazioni di categoria e tenendo conto dei dati sul Covid-19, possono limitare o implementare l'orario di apertura e di chiusura giornaliera. Nei 30 giorni antecedenti i saldi di fine stagione, che per il 2020 inizieranno il 1 agosto, è possibile effettuare le vendite promozionali in deroga alla legge, vista la sofferenza economica del settore del commercio. Il decreto, inoltre, stabilisce che da oggi sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive di interesse locale, svolti all'aperto e senza la presenza di pubblico, fatte salve le regole specifiche previste per gli sport di contatto. La Regione Marche poi dà il via libera a due persone non conviventi di viaggiare insieme sullo stesso scooter, a condizione che entrambe indossino un casco integrale o in alternativa una mascherina almeno chirurgica. Infine è possibile salire sugli autoveicoli anche con chi non si convive, purché siano rispettate alcune norme e in particolare la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura, due persone al massimo per ciascuna fila di sedili posteriori e l'obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. E anche il settore del turismo è uno dei più colpiti dall'effetto Covid-19. A Fano gli alberghi sono semivuoti e ancora si registrano poche prenotazioni. Ormai giugno è un po' bruciato, però luglio-agosto speriamo di recuperare qualcosa, se non succede niente di grave. Ad aggravare l'emergenza economica esplosa con il coronavirus è la paura di spostarsi in altre regioni italiane. Per Fano al momento le richieste sono poche, ma gli albergatori che hanno deciso di riaprire sono fiduciosi. Noi abbiamo provato a riaprire, adesso è dal 13 di giugno e stiamo viaggiando un pochino, nel senso che anche all'ultimo minuto, piano piano, però se la paura, no? Incomincia a diminuire, la gente sta incominciando un po' a rispondere, però certamente non è facile, specialmente no? Tanto noi qui, diciamo, gli hotel lavorano quasi tutti con la clientela del nord, quindi lassù la situazione è stata un po' più grave che da noi e hanno un po' paura, ci fanno un sacco di domande per capire come funziona la spiaggia, però piano piano sta muovendosi con calma. Il turismo a Fano è più che altro familiare e le poche prenotazioni sono last minute. È ancora, deve iniziare onestamente la stagione, i turisti ancora, dovranno arrivare sicuramente, qualche prenotazione c'è, ci sono, però devono essere confermate. C'è poca gente anche al mare? Al mare sì, certamente se togliamo qualche ragazzo di qualche scuola, di qualche comunità, sì, c'è poca roba. Sì, un pochino preoccupante onestamente, c'è qualche albergo che ancora non ha manco aperto, insomma, se li guardi qui in fondo. Un albergo abbastanza grande, abbastanza attrezzato, ma purtroppo la situazione ancora, diciamo, si deve un po' muovere. Molte persone hanno finito le ferie, ci ha spiegato il presidente di alberghi consorziati, e c'è anche chi tuttora ha problemi con la cassa integrazione. Altri invece ci chiamano per informarsi sulla situazione sanitaria e sulle norme anticontagio. Ci siamo sentiti già anche con altre associazioni e ci hanno detto che siamo tutti veramente messi non molto bene, sperando su luglio-agosto. Speriamo naturalmente anche il tempo, perché il 99% quello che conta è anche il tempo, il bel tempo. La gente ha voglia di uscire, ha voglia di fare, però problema anche soldi, lavoro, le problematiche ci sono tante.
I turisti fanno qualche richiesta in particolare? Sì, alcune strane come quella dell'ospedale quanto dista dalla città, ma noi operatori abbiamo messo non solo il disciplinare, anche qualcosa di più. Abbiamo chi ha comprato macchine all'ozono, macchine particolari per la sanificazione, poi non solo. Quando arriva la telefonata per la prenotazione, noi cerchiamo sempre di dire quello che è in più per rassicurare il turista, quello è molto importante. La sicurezza, non vogliono il discorso massivo, il turismo da noi è molto sul trend familiare e con questo sistema la gente ha anche quella sicurezza di spostarsi tranquillamente. San Benedetto del Tronto, Porto Recanati, Ancona e Fano sono le tappe del secondo tour marchigiano del segretario della Lega Matteo Salvini il 26 e 27 giugno. In particolare la mattinata di sabato inizierà a Porto Recanati, se le tempistiche lo consentiranno non è esclusa anche una breve visita all'Hotel House appunto di Porto Recanati, dove Salvini si è già recapitato più volte e la cui vicenda segue personalmente con attenzione. Seguirà poi una visita alla sede della Confartigianato ad Ancona prima di dirigersi a Fano, dove concluderà il tour marchigiano a Villa Piccinetti insieme a sostenitori, iscritti, militanti e alcuni rappresentanti di categoria. Il consigliere regionale Boris Rapa ha presentato una mozione affinché la regione si faccia promotrice dell'inserimento del Carnevale di Fano nella lista UNESCO rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, con il coinvolgimento delle istituzioni, degli enti e delle associazioni interessate. L'iniziativa è stata condivisa con il comune di Fano, ma anche con il sindaco Massimo Seri, l'assessore al turismo Etienne Lucarelli e tutta la maggioranza, e quelli assumono l'iniziativa anche a livello comunale. Ed è partita dalla scorsa settimana la trebbiatura del grano. Questa mattina siamo andati a vedere com'è il raccolto di questa annata. Entrati nell'estate, la campagna vede una fase molto attiva di lavoro e di fermento lungo i campi e le colline del nostro territorio. È la trebbiatura del grano, momento conclusivo del raccolto, ovvero quando il cereale ha raggiunto la secchezza ottimale per essere poi lavorato e trasformato. Una delle realtà più grandi della città di Fano è la cooperativa agricola di Falcineto, che grazie ai suoi 12 operai è attiva sul territorio in ben 700 ettari di campi di grano estesi su tutto il perimetro provinciale. La raccolta io sinceramente prospettavo anche un po' di meno, ma tutto sommato diciamo che è un'annata non eccezionale, ma neanche proprio da buttare via. Ci attestiamo circa qui in pianura con i terreni sciolti un po' più aridi sui 50 scarsi, mentre quello che perdiamo in pianura lo recuperiamo in collina, sui terreni argillosi pesanti, dove la siccità ha influito un po' di meno, e lì addirittura quel 15-20% che si perde in pianura si acquista in collina. La qualità del grano è una qualità eccezionale perché risponde a tutte proprio le regole del grano, quindi proteine alte che passano da 14 fino a 17, e peso specifico molto buono, quindi un appello ai trasformatori, che siano mulini, che siano pastifici, di acquistare grano italiano, perché in giro per il mondo grano come quello italiano penso che non ce ne sia, e basta di importare grano soprattutto canadese, che purtroppo non è una leggenda ma viene essiccato con l'uso di sostanze chimiche, perché il sole non farebbe lo stesso lavoro che fa qui da noi. Grazie anche ai mezzi moderni di oggi, in poche ore di lavoro bastano pochi uomini per fare ciò che fino a pochi decenni fa occupava decine e decine di persone e diversi giorni di lavoro e fatica. E sono le mieti trebbie, come potete vedere qui alle mie spalle, un vero e proprio concentrato di tecnologia. Queste macchine nel corso del tempo hanno reso la vita degli agricoltori davvero più semplice. Un lavoro instancabile quello degli operatori della cooperativa, che negli ultimi anni ha visto entrare diversi giovani che con passione e senso del dovere operano sia di giorno che di notte lungo le distese di grano. Alberto, com'è nata la tua passione per questo mestiere? La mia passione per il mondo agricolo è iniziata fin da quando ero bambino, che mi piacevano molto i trattori e quindi ho iniziato a guidarli. Sono riuscito a entrare all'interno di questa società che mi piace parecchio. A guidare i mezzi, sono sempre qui, diciamo.
E invece che cosa ne pensi dell'entrata dei giovani in agricoltura? L'entrata dei giovani nell'agricoltura è una cosa molto utile, perché comunque diciamo che è un lavoro che non deve morire, perché comunque diciamo è un settore primario e senza di noi diciamo non si riesce ad andare avanti appunto nel campo dell'alimentare e tutte queste cose. A Mondolfo è pronto a rinascere il bastione Sant'Anna. Dopo lunghi mesi di chiusura è iniziato il restauro della struttura che diventerà un nuovo polo culturale della città. Al via i lavori di restauro e miglioramento sismico del bastione Sant'Anna nel cuore del centro storico di Mondolfo, uno dei borghi più belli d'Italia. Si tratta di un intervento di 280.000 euro che prevede la messa in sicurezza, l'indagine storico-archeologica e il recupero dell'androne. Duplice l'obiettivo del progetto voluto dalla Giunta Barbieri: da una parte la ricostruzione degli elementi architettonici crollati, dall'altra il recupero degli spazi interni al bastione, che diventeranno sede di eventi culturali ed espositivi a servizio della collettività. Particolarmente suggestivo sarà il recupero dell'accesso su via Genga, rimasto chiuso negli anni, che permetterà di collegarsi direttamente con il giardino martiniano. Importante è anche il restauro dell'apparato murario dei locali delle cisterne, mentre l'intervento alla fortificazione riporterà alla luce le originarie infrastrutture destinate alla raccolta e distribuzione delle acque piovane, con l'ipotesi, se ben conservate, di visitarle. Uno scrigno prezioso nel cuore di Mondolfo, il cui recupero servirà anche ad avviare uno studio delle caratteristiche con cui il bastione venne progettato, ricordando come Francesco Di Giorgio Martini, che aveva già operato alle mura castellane, sia considerato fra i padri del sistema fortificatorio. I lavori dovrebbero concludersi nella prima metà del 2021. Nel frattempo proseguono altri due cantieri: l'ampliamento del cimitero comunale e l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media Enrico Fermi. Un intervento di circa 2 milioni di euro. Vi ricordo che tra poco andrà in onda una nuova puntata di Cogli al Metauro riparte dalla bellezza, e questa sera non sarà l'ultimo appuntamento, perché visto il successo che sta riscuotendo il programma, il Comune ha deciso di aggiungere altre due puntate. Stasera nel borgo di Monte Maggiore al Metauro si esibirà l'Associazione delle Arti in collaborazione con la banda Musicando, composta da circa 25 elementi dirette dal maestro Michele Spadoni. E con questa notizia, con questo appuntamento, chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo invece quello di domani mattina alle ore 7 con la nostra rassegna stampa Occhi ai Giornali. Buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV. Arrivederci.